Cara comunità di fedeli, nonostante le profezie che annunciano una carestia mondiale, camminiamo per i corridoi dei supermercati, e cosa vediamo? Scaffali che scoppiano di merci, un tripudio di colori e profumi che ci avvolgono. Cibo, vestiti, beni di lusso, tutto è a portata di mano, a un passo da noi e dai nostri desideri. È così che siamo diventati ciechi all'abbondanza. Ci siamo talmente abituati alla sua presenza che non riusciamo nemmeno più a riconoscerla. Eppure, chi di noi non ha vissuto il terrore di vedere gli scaffali vuoti? Chi di noi non ha temuto la fame quando la malattia ha colpito, quando le riserve scarseggiavano e la paura divorava il cuore? Quando la minaccia della carestia si è stagliata come un'ombra oscura sulle nostre vite, allora abbiamo conosciuto la vera essenza della vulnerabilità umana. Ci siamo già dimenticati di quei giorni? Se non volete perdere quest'occasione per ringraziare Dio per tutto ciò che ci dona ogni giorno, scrivete adesso nei commenti: grazie Dio. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che gridava: vieni. Ed ecco, mi apparve un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udii gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: una misura di grano per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro. Olio e vino non siano sprecati. Questo è stato annunciato nel libro dell'Apocalisse. Non avendo ascoltato, ciò è stato ribadito in numerose rivelazioni private, per permettere la nostra preparazione, fisica, ma soprattutto spirituale. In questo video di oggi non ci limiteremo a ripetere ciò che è stato già detto, ovvero che sta arrivando una carestia, ma vi spiegheremo perché arriverà, e vi daremo i rimedi celesti indicati ai veggenti, Padre Mitchell e Lorena Portiglio. Rimanete fino alla fine del video perché vi aspettano indicazioni cruciali per tempi di carestia, persecuzione o calamità naturali. Iniziamo questo viaggio di oggi capendo qual è il piano dietro questa carestia. Santa Hildegarda, nominata dottore della Chiesa, nel 1100 aveva già previsto una grande carestia che caratterizzerà gli ultimi tempi, e che questa carestia precederà la collisione di una cometa, o un asteroide, con la Terra. Tutto ciò, secondo la santa, precede la comparsa dell'Anticristo. Questa figura è davvero centrale per capire il vero perché di questa carestia che è destinata a colpirci. Ascoltiamo le parole di nostro Signore Gesù a Luz de Maria il 21 maggio 2022. Stupidamente, continuerai a rifiutare e negare i segni, e i segnali finché la carestia non prenderà il sopravvento sull'umanità, e il lamento, insieme alle rivolte sociali, sarà su tutta la terra. Questa carestia è necessaria all'Anticristo, perché eserciti la sua forza sul popolo e lo obblighi a sigillarsi per ottenere cibo e medicine, e finalmente lo dominerà. Se pensate che ciò che stiamo dicendo sia importante, vi invitiamo a lasciare un mi piace al video, e ad iscrivervi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers. Così riceverete gratuitamente ogni giorno nuovi contenuti, condivisi con fedeli proprio come voi. Con un altro messaggio del 12 novembre 2023, l'avvertimento di nostro Signore diviene sempre più esplicito. L'Anticristo si presenterà nel mezzo della guerra e fornirà cibo, medicine e tutto quello di cui l'umanità avrà bisogno. Compirà miracoli nel mio nome, e quanti saranno quelli che lo seguiranno e che si dimenticheranno di me? Per questo, manderò il mio angelo di pace perché, rispecchiandomi, dia inizio alla predicazione del mio amore per l'umanità, e alcune persone si possano convertire. Amati, l'economia sta lentamente crollando e il denaro che conoscete ora non servirà più a nulla, a meno che non vi sottoponiate al marchio dell'Anticristo. Lo stesso concetto era stato ben espresso, in una profezia di Padre Mitchell Rodriguez che abbiamo riportato in un altro video, di cui vi lasciamo il link nel primo commento. Qui vi riporteremo solo le parole relative alla carestia. Ci sarà carestia. Gesù mi ha fatto vedere questo poco fa. Ero nella mia stanza e quando mi sono seduto per prepararmi a dormire, ho visto un cavaliere nero. Questo significa carestia. Ho sentito,
Avrete soldi ma non avrete pane, il che significa che potrete avere soldi per comprarlo, ma non troverete niente. Quindi, il valore dei soldi crollerà. Immaginiamo un mondo in cui gli scaffali dei supermercati sono vuoti, non per scelta, non per un gioco di marketing, ma per una mancanza reale, un'assenza di sostentamento. Cosa rimarrebbe di noi, in quei momenti di disperazione, se non la fede? Oh sì, ci scherziamo su. Non è vero? Pregheremo e il cibo scenderà dal cielo, diciamo con un sorriso beffardo sulle labbra. Ma che succederebbe se non ci fosse davvero cibo a sufficienza per nutrire il nostro corpo, se non ci fossero riserve da cui attingere, se non ci fosse una via di fuga? In quei momenti di oscurità, ciò che rimarrebbe, sarebbe solo la nostra fede. È per questo che nei messaggi consegnati ai veggenti non troviamo solo profezie che ci condannano, ma sempre una luce di speranza, data dalla fede. Oggi siamo felici di presentarvi due messaggi in cui emerge una figura salvifica per i tempi di carestia che ci aspettano. San Giuseppe. Nell'ultimo messaggio consegnato da Dio Onnipotente a Padre Mitchell il 31 dicembre del 2023, e diffuso solo pochi giorni fa dal suo portavoce ufficiale Xavier Reyes Ayral, ritroviamo l'importanza della Sacra Famiglia nella sua totalità. Accogliete la Sacra Famiglia nelle vostre case, solo loro vi proteggeranno in questi tempi futuri. Ricordate, vi ho detto, cesserà la punizione per le case dove si espongono e si prega con rispetto la Sacra Famiglia e l'amore di mio figlio, che ha sofferto per voi. Nato dalla purezza virginale di mia figlia Maria e protetto dal puro e potente amore del giusto leale Giuseppe, è la vostra protezione. Non a caso, è proprio San Giuseppe che ha consegnato il 2 dicembre 2023 alla veggente Lorena Portillo preghiere fondamentali per tempi di carestia, persecuzione e calamità naturali. Io, San Giuseppe, come padre adottivo di mio figlio Gesù Cristo, desidero dare questo messaggio al popolo di Dio, affinché si prepari a vivere questa tribolazione confidando unicamente nell'assistenza e nella provvidenza divina. Comprate alimenti non deperibili, accumulate acqua, vestiti usati, articoli per la pulizia e tutto si moltiplicherà, se siete in stato di grazia e avete fede. Il cielo vi ha già detto come arredare le vostre case mariane, sotto la protezione di tutti gli angeli che comanda San Michele Arcangelo. È importante sostenere la vostra fede nelle sacre scritture, pertanto non dovete trascurare questo sapere. L'avvertimento è prossimo, e dovete preparare le vostre anime. La carestia e la fame stanno bussando alle porte, quindi dovete avere un cuore puro e pulito affinché come bambini tra le braccia del Padre, Egli vi provveda del necessario per sopravvivere all'interno dei vostri rifugi mariani, che possono essere anche le vostre case o rifugi costruiti dagli angeli, dove sarete guidati in caso di difficoltà. È di somma importanza credere nella parola di Dio, Lui non abbandona il suo popolo. Perciò, oggi io, San Giuseppe, terrore dei demoni e padre adottivo di mio figlio Gesù Cristo, come protettore delle famiglie e sposo della Vergine Maria, desidero darvi alcune preghiere importanti che vi serviranno in tempi di carestia, fame, persecuzione e calamità. Coloro che sono sigillati da Dio saranno protetti da ogni disastro naturale e dall'ira divina. Io, San Giuseppe, vi proteggerò come protettore delle famiglie, invocatemi e sarò a vostro aiuto in ogni necessità che abbiate. Per moltiplicare gli alimenti, coprirete il cesto con un po' di cibo, con un manto benedetto. Che sia della Vergine, di Gesù Cristo, di San Michele o mio, e pregherete al cielo, chiedendo la moltiplicazione con fede, in questo modo. Io, pronuncerete qui il vostro nome completo, chiedo a Dio Padre che per mezzo dell'infusione dello Spirito Santo, moltiplichi questi alimenti, affinché servano da sostentamento a questa famiglia o comunità, che si trova sotto la protezione di San Michele Arcangelo. Per moltiplicare l'acqua. Metterete un po' d'acqua in un recipiente, affinché questa si moltiplichi, fino al bordo del recipiente, e la coprirete con un mantello benedetto della Vergine Maria, di Gesù Cristo, mio o di San Michele Arcangelo, e direte: Io, pronuncerete qui il vostro nome completo, chiedo a Dio Padre che per mezzo dell'infusione dello Spirito Santo,
moltiplichi quest'acqua affinché possa servire da sostentamento per questa famiglia o comunità che si trova sotto la protezione di San Michele Arcangelo. Nel nostro canale Telegram troverete a vostra disposizione da scaricare queste due preghiere, più altre due, donate a Lorena sempre da San Giuseppe. Una per essere invisibili di fronte a qualsiasi situazione di estremo pericolo, e un'altra di protezione contro l'Anticristo, per non cedere ai suoi poteri mentali. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo nel prossimo video.